Fusilli di semola, guanciale calabrese, rape e pecorino crotonese. Cari amici di Calabria Food Porn e Cucina Channel, ringrazio il videomaker di oggi che è Alessandro di Santrope Food. Siamo nella cucina di mia madre, abbiamo un attimino lo studio sottosopra e la ricetta di oggi è interamente fatta con i prodotti calabresi. Non è una ricetta mia, è dell'amico chef Max Mariola. Mi è piaciuto, l'ho voluta leggermente riadattare. Vediamo gli ingredienti. Utilizzeremo pasta fresca del pastificio 107, guanciale di suino nero di Calabria dell'azienda Oppe di Santo, di calabriadoc.com. Utilizzeremo sia la parte più cicciosa, il pezzo grande, in modo da poterlo fare a listarelle e verrà bello a fiammiferi, croccante, e sia la parte affettata così. Pomodori secchi di tutto Calabria, uno spicchio di aglio, pecorino crotonese semi stagionato di calabriadoc.com. Le rape, andremo a utilizzare le foglie migliori, sono già state lavate. Peperoncino calabrese in polvere, questo è tremendo, questo è il peperoncino dello zio. Puliamo la cotenna, non per altro, è la parte che tutti quanti toccano o dove si ci poggiano le mosche. Vedi, una volta pulito, è burro. Che benessere. Che benessere. Mi raccomando, generosi. Ok, la parte importante di adesso è una cottura a fiamma bassissima, perché si deve sciogliere il grasso e diventare croccante a ciccia. Ovviamente paletta di legno o di silicone, questa a bonema di mia nonna ci picchiava tutti i nipoti, li voglio bene nonna. Vedi come cambia colore, che inizia a diventare trasparente? Perché si scioglie, è grasso che cola. Ora grattugiamo il pecorino con i super mezzi tecnologici di mamma. La vedi la goduria, no? Come inizia... Vedi, non è bruciato, siccome è un guanciale con del peperoncino, ovviamente l'olio si fa scuro, però vedi, la padella non è bruciato, vedi. L'olio è scuro per il peperoncino, tutto a posto. Vediamo il guanciale, bellino, il nostro aglio, dopodiché una leggera incisione. Vai. Andiamo di olio. Facciamo soffriggere leggermente. Poi aggiungiamo le rape. Mettiamo le foglie. Abbiamo preso le foglie migliori. E le andiamo a cuocere direttamente nell'olio con l'aglio. Senza coperchio. Caro Ale, non metto il sale perché poi i pomodori secchi tendono già ad essere salati, ci mettono i capperi dentro. Allora vado direttamente di peperoncino piccante. Vai. Guarda che bellezza. Giriamo, fuoco basso, vi raccomando, sennò rischiamo di bruciarli. E lasciateli senza coperchio. Senza coperchio perché la verdura rimarrà più verde, sembra viva, sennò sembra congelato. Però, dai. Chips di porco. Ora andiamo a tagliare a pezzettini i nostri pomodori secchi. Vedi, nonostante li ho fatti scolare, ma
un po' di olio lo trattengono sempre. Però devo dire la verità, i prodotti dell'azienda di tutta Calabria, loro sono della provincia di Catanzaro, veramente eccezionale, potete farci assaggiare. Un altro po' e ci siamo, guarda che belli, guarda, non si butta niente, non si butta niente della verdura. Che benessere. Manca poco, però intanto faccio una cosa. L'aglio ben cotto, si è ammorbidito, lo togliamo. Ora aggiungiamo i pomodori secchi, così intanto l'acqua bolle e poi caliamo la pasta. Mamma mia, come sono belli, oh. Mi piace proprio il colore e il profumo. Secondo me quei pomodori secchi è una bomba. Sono l'ultima girata. Belli. Guarda gli amici del pastificio 107. Guarda che pasta simpatica. Questa secondo me sarà un po' difficile da impiattare. Ma no, caliamo. Aggiustiamo di sale. E ora di cottura ci saranno 4-5 minuti. Ma quando sono belli? Guarda che bella. Ora mettiamo un po' dell'olietto del grasso del guanciale. Guardala che facciamo adesso. Fiamma media. Pasta ancora in cottura. Guardalo, guardalo. Grossolano, a me così mi piace. Direttamente dentro, vai. Così il pecorino si scioglie per bene. Oh. Tocco finale, aggiungiamo sto bel pecorino, scaglie grosse come ci piace a noi. No, scusami, un po' come San Tommaso, no? Mamma mia, non la provi, eh? Mamma mia.